I vecchi capi vengono uccisi, tranne Mangano e Cinà, che sopravvivono perché hanno quel popò di rapporto con questa popò di azienda a Milano. Cambia il governo italiano, arriva Craxi al posto dei democristiani, cambia l'orientamento della mafia perché è iniziato il maxiprocesso. Decidono di punire la DC e di votare socialista nell'87 alle europee. E naturalmente prima di votarli contrattare i voti. Nell'86 cosa fanno? Cercano di usare Berlusconi e Dell'Utri come tramiti verso Bettino Craxi. Come fanno per chiedere qualcosa a qualcuno? Mettono una bomba e poi fanno la richiesta. E infatti il 28 novembre 86 esplode una bomba a casa di Berlusconi, non ad Arcore ma a Milano, la villa di Via Rovani. Villa in fiamme, fumo, bomba, arrivano i carabinieri, arriva Berlusconi, i carabinieri gli chiedono se ha dei sospetti e Berlusconi dice: mi sembra una roba di Mangano questa roba qua. A naso. Lui ha un orecchio particolare, no? Appena sente un botto riconosce Mangano fra mille, no? Perché proprio è finissimo. E quindi lo dice ai carabinieri, però aggiunge: io so che è in galera, quindi non è possibile. E loro gli dicono: no, ma sa che forse è uscito? Ah beh, se è uscito, allora è lui, eh? Allora è sicuro che è lui. Poi si morde la lingua, all'epoca ancora si mordeva la lingua, ora non più, si rende conto che forse ha parlato troppo, cosa che peraltro gli accade anche oggi spesso, soprattutto all'estero, e corre ad Arcore a telefonare a Dell'Utri per sapere se ha fatto bene o ha fatto male a parlare di Mangano ai carabinieri, perché era la prima volta. E quindi noi abbiamo questa telefonata, che è l'ultima cosa che vi leggo. Perché è decisiva, non dall'aspetto penale, non mi interessa se sono reati o no, può darsi che lo assolvano la prossima volta, sono fatti che ci dichiarano dalla viva voce dei protagonisti quali sono i rapporti fra Berlusconi, Dell'Utri, Mangano e Cinà, Dell'Utri, Mangano e Cinà condannati per mafia, Berlusconi Presidente del Consiglio, non dobbiamo mai dimenticarcelo che abbiamo lui come Presidente del Consiglio. Questa telefonata nasce proprio dall'esigenza di Berlusconi di sapere da Dell'Utri se ha fatto bene o ha fatto male a parlare di Mangano. Anche qua poche frasi perché capiate. Berlusconi è quello che parla molto, Dell'Utri è quello che parla poco, proprio sicilianamente di un siciliano di un certo tipo, molto riservato, quasi a monosillabi. È mezzanotte e un quarto, da Arcore Berlusconi fa il numero. Dell'Utri nel frattempo è rientrato a casa sua perché è stato riassunto in Fininvest, numero 3 del gruppo, presidente di Publitalia. Ora che ha fatto bancarotta è pronto per diventare un dirigente del gruppo Fininvest. Lì le bancarotte fanno punteggio, e quindi prima non lo voleva promuovere, ma adesso che ha mandato in fallimento la Bresciano, è pronto. Marcello, dice Berlusconi, e Dell'Utri risponde: eccomi. Allora è stato Vittorio Mangano. Dice Dell'Utri, che succede? È lui che ha messo la bomba. Non mi dire. Eh sì, e come si sa? Dell'Utri è molto scettico. È da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Qui c'è tutto Berlusconi, no? Proprio. Ho risolto il caso, no? Elementare Watson, da una serie di deduzioni, l'intelligenza. Dell'Utri non fa una piega. Ah, è fuori, dice Berlusconi, cioè Mangano è uscito, così gli hanno detto i carabinieri. Ah, è fuori. Sì, è fuori. Ah, non lo sapevo neanche. Dell'Utri è piccato, no? Dice: il tuo migliore amico esce di galera, manco una telefonata ha fatto, no? È maleducazione. Dell'Utri descrive la bomba. Questa cosa qui, da come l'ho vista fatta, con un chilo di polvere nera. Ah, una cosa rozzissima. Ah. Ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Capite, da mezz'ora ha la casa in fiamme per una bomba e già gli sta simpatico l'attentatore. Ma lui è la vittima, no? È la prima volta che la vittima di un attentato simpatizza per quello che gli ha messo la bomba e dice: fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Dell'Utri continua: ah, è stata fatta solo sulla cancellata esterna. Ah. Ecco, secondo me, come una richiesta, un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Lui ha messo la bomba. Io purtroppo, e qui veniamo al dunque, stasera sono stato interrogato dai carabinieri. Dice purtroppo, no? Sono brutti incontri questi carabinieri, purtroppo. Cioè non dice purtroppo vi hanno messo una bomba, purtroppo sono arrivati i carabinieri, no? Mi hanno. E poi dà la colpa a loro per il fatto che ha parlato di Mangano, è sempre colpa degli altri. Purtroppo mi hanno portato loro sul fatto di Vittorio Mangano e li ho dovuti avvisare, insomma. Cioè ho dovuto dire: sì, è vero, era là. Cioè ce l'avevamo là, ad Arcore, no? 2 anni. Gli ho raccontato tutta la storia. Dell'Utri
Ma loro la sapevano benissimo, peraltro. E Dell'Utri, si capisce, e gliel'hanno arrestato due volte in casa, figuratevi se i carabinieri non sapevano che ce l'aveva in casa, no? Loro c'erano arrivati prima di me, dice Berlusconi. Sì, sì, la sanno benissimo, sì, sì, dice Dell'Utri. Ecco Marcello, secondo me è stato lui, perché scusami, tu spiegami perché uno debba mettere una bomba, poi fatta proprio rudimentale con un chilo di polvere nera, ma poi con molto rispetto, perché mi ha incrinato solo la parte inferiore della cancellata, un danno da 200.000 lire, una cosuccia, quindi una cosa anche rispettosa e affettuosa. È la prima volta nella storia del mondo che un attentato viene definito rispettoso e affettuoso dalla vittima. A questo punto Dell'Utri ride, perché non si può rimanere seri di fronte a uno così, quindi il poliziotto che intercetta scrive risate di Dell'Utri. Berlusconi ne rievoca un'altra di bomba, dice: questo è un altro segnale estorsivo, come quello di 11 anni fa. Ti ricordi che ci mise un'altra bomba in via Rovani? 11 anni fa è il 75, quando ce l'avevano in casa ad Arcore e lo stipendiavano. E sapevano che ogni tanto andava nell'altra villa in via Rovani, metteva una bombetta, sempre una roba gentile, poi tornava ad Arcore e gli lasciava una lettera di minacce sotto la porta. Ne parla con Falonieri, che parlando con Dell'Utri dice: come la lettera dell'altra volta, con quella croce nera, ti ricordi? E Dell'Utri: sì, esatto, tra l'altro ce l'ha ancora la signorina Bosco, quella lettera conservata. Ecco, loro la facevano inquadrare, no? Le lettere, sono bei ricordi, no? A 11 anni dopo uno li ricorda così con piacere. Con Falonieri si lamenta del fatto che Mangano mette sempre bombe nello stesso posto e sta diventando un po' monotono. Dice: non è uomo di fantasia questo Mangano. E Dell'Utri: sì, esatto, si ripete. E con Falonieri: ha cominciato a 10 anni a fare così, adesso ne ha 46, con Falonieri è il biografo di Mangano, proprio ha preso informazioni precise, sa quando ha cominciato, proprio loro i colloqui di lavoro li fanno così. Lei ha mai messo delle bombe in giro? Dice: sì, quando la prima quarta elementare. Perfetto, assunto stalliere ad Arcore. Prendono informazioni, non è che li assumono a caso, no? Sanno tutto di chi è Mangano, no? Fin dai 10 anni, il pedigree è completo. Berlusconi torna a prendere la cornetta, dice: insomma Marcello, secondo me lui, poi un chilo di polvere nera è proprio il minimo, se ci pensi, lui i dosaggi li conosce benissimo. Dell'Utri dice: sì, come dire, ti faccio sentire, sono qui presente. E Dell'Utri: sì, come uno che manda una raccomandata, caro dottore, eccetera. E lui ha messo una bomba. E Dell'Utri: perché non sa scrivere, no? Ecco, questo è importante, è l'ignoranza, no? Pensate ai danni che fa l'analfabetismo, no? Uno non sa scrivere, quindi come si sfoga? Mette la bomba, è chiaro. E Berlusconi: così è la vita. Stamattina gliel'ho detto anche ai carabinieri, Dell'Utri si allarma. Come dire, che altro sei andato a raccontargli a sti carabinieri? Lo conosce Dell'Utri, no? E Berlusconi dice, gli ho detto, beh sì, in teoria, se Mangano mi avesse telefonato, io 30 milioni glieli davo. Cioè, sono davanti alla sua casa che fuma, lui ha appena detto che la bomba gliel'ha messa Mangano e poi dice, beh, pensare che se mi telefonava, no, 30 milioni glieli davo, dice Berlusconi ai carabinieri. E poi aggiunge, quelli erano scandalizzatissimi. Come 30 milioni? Come lei glieli dà? Lei non glieli deve dare, che poi noi lo arrestiamo. Ecco, i carabinieri ancora non lo conoscono, tentano di recuperarlo, no? Tentano con una piccola lezione di educazione civica, codice penale, insomma. Quando la mafia ti chiede il pizzo, tu non devi pagare, tu devi denunciare, no? Non sanno che è irrecuperabile già all'epoca, no? E infatti lui che cosa gli risponde? E gli ho detto, ma no, su, per 30 milioni, cosa volete che sia? Commento di Dell'Utri, Madonna! Come dire, ma proprio i carabinieri devi andare a raccontare che noi quando la mafia ci chiede il pizzo paghiamo, no? Pronto? Pronto? Cedo. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Ha messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa? Da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ma è fuori? Sì, è fuori. No, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa grossissima. L'ho fatta con molto rispetto, quasi con affetto. È stata fatta soltanto sulla cancellata esterna. Ecco, secondo me, come un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Viene sulla bomba. Alla Mangano.